Novità che riguardano Angela Celentano, una donna rivela: è in Turchia, ho incontrato il suo finto padre. Le immagini shock. Dopo le ultime rivelazioni, infatti, la giudice delle indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, si è rifiutata di chiudere il caso. Angela Celentano è scomparsa il 10 agosto del 1996, aveva 3 anni e con suo padre Catello, sua madre Maria e le sue sorelle Rossana e Naomi partecipava a una gita organizzata dalla comunità frequentata dai suoi genitori sul Monte Faito. Da un momento all'altro la piccola svanisce nel nulla. Dopo 26 anni di piste, DNA, segnalazioni senza risultato, ora però c'è un nuovo colpo di scena. La giudice, infatti, delle indagini preliminari di Napoli, Federica Colucci, si è rifiutata di chiudere l'ultimo filone d'inchiesta ancora aperto, per il quale la procura aveva chiesto l'archiviazione del caso. C'è una nuova segnalazione, si parla di una pista turca, una signora che si chiama Vincenza Trentinella, lo scrive infatti il Corriere della Sera. La signora Vincenza ha sempre detto di aver raccolto le confidenze di un prelato, Don Augusto, che a sua volta le aveva raccolte da una donna nel confessionale. Mi disse: non posso tenermi questo peso sulla coscienza, e così, dopo la sua morte, decisi di andare in Turchia a verificare il suo racconto. Aveva detto la verità, giura Vincenza, e cioè Angela sarebbe stata rapita e vivrebbe su un piccolissimo isolotto turco che si chiama Buyudaka, con un uomo che crede sia suo padre, che io ho incontrato in uno studio veterinario e che ha una cicatrice sul collo. Tutto questo è stato messo a verbale insieme alla fotografia della presunta Angela, eccola qui, la vediamo in questa immagine, e anche molti altri dettagli. Infatti la stessa Vincenza, quindi il testimone, ha fornito ulteriori dati, dando anche il nome dell'uomo, Fai Bey, fornendo agli inquirenti inoltre un numero di telefono che proprio questo Fai Bey le avrebbe scritto a mano su un biglietto da visita. Lei lo avrebbe scovato in uno studio veterinario dove si era presentata fingendosi una turista con l'intenzione di portare a casa un gattino dell'isola. La giudice, quindi, delle indagini preliminari di Napoli si è rifiutata di chiudere l'ultimo filone d'inchiesta ancora aperto, perché lei la definisce pista turca. Quindi Angela Celentano potrebbe essere in Turchia, le indagini si stanno approfondendo per arrivare forse finalmente a una svolta definitiva.